Zora Young, questa era Better Be Ready per introdurci un po' nel mondo di Massimo Carlotto, perché il libro della settimana di oggi qui su Letture Metropolitane è proprio un libro, l'ultimo romanzo di Massimo Carlotto, ovvero La Signora del Martedì, pubblicato da Edizioni E.O., ormai fedelissimo. È un romanzo diverso, diverso sicuramente dalla serie dell'Alligatore e forse anche un po' dal Massimo Carlotto che vi aspettereste. Grande scrittore di noir, rimane sicuramente l'atmosfera noir, ma c'è un qualcosa di diverso, un qualcosa forse di più, di maggiore in questo libro. Allora, i protagonisti sono tre fondamentalmente: il signor Alfredo, che è un travestito che possiede una pensione che si chiama la pensione Lisbona. Tra i clienti di questa pensione c'è Bonamente Fanzago, che è un attore porno che però è, diciamo, in un momento di difficoltà lavorativa perché ha avuto un ictus e quindi non riesce più di tanto a gestire la propria, diciamo, potenza dal punto di vista erotico. E la terza protagonista è Nanà, una bellissima donna che è la signora del martedì, perché Bonamente Fanzago, che vive appunto alla pensione di Lisbona, ogni martedì dalle 15 alle 16 viene, diciamo, trovato, viene ospita questa signora del martedì che sta con lui per un'ora di amore e poi se ne va. Lei proprio solo ed esclusivamente per quell'ora lo paga, quindi è il suo gigolò in qualche modo, però solo per quell'ora. Cosa vi aspettereste da questi personaggi? Ecco, non c'è nessuna regola in tutto questo. Succede di tutto, può succedere di tutto. Sono personaggi che, insomma, Carlotto definisce sbagliati, cioè presi singolarmente sono un disastro, insieme sono una tragedia e vediamo che cosa ne viene fuori. Il romanzo cambia continuamente. È un romanzo molto attuale perché ci sono un sacco di tematiche che tutti quanti affrontiamo tutti i giorni: il rumore dei social che a volte ci viene addosso con violenza e che può rovinare la reputazione di una persona, e il fatto di voler ricercare invece una dimensione più umana, più relazionale. È un romanzo che vi sorprenderà in tanti suoi aspetti. Come vi dicevo, cambia in continuazione mentre lo leggete. Secondo me questa è un'ottima caratteristica per un romanzo. Per darvi un elemento in più di interesse, il 5 febbraio, che sarebbe mercoledì prossimo, presenteremo questo romanzo insieme a Massimo Carlotto, noi di Letture Metropolitane, alla libreria Tra le Righe, qua a Roma, in Viale Gorizia, dalle 20:30. Parleremo con lui e ci faremo un po' raccontare cosa c'è dietro questa storia e questi personaggi sbagliati, da dove sono venuti fuori, da quale angolo della sua mente. Vi ridico tutte le coordinate: Massimo Carlotto, La Signora del Martedì, pubblicato da Edizioni E.O., per chi volesse venire a conoscerlo e a conoscerci, il 5 febbraio alla libreria Tra le Righe a Roma dalle 20:30. E la canzone che ci andiamo ad ascoltare adesso è contenuta all'interno di questo libro, che è un libro molto musicale, come spesso succede con i libri di Massimo Carlotto. Si tratta di Marianne Faithfull con The Gypsy Fairy Queen. Ciao, ci vediamo il 5.